Rieccoci, ritorniamo a parlare di sostenibilità e circolarità e lo facciamo con Vincenza Faraco, docente di chimica e biotecnologia delle fermentazioni all'Università Federico II di Napoli, con un intervento sulla sfida della circolarità tra obiettivi dell'Unione Europea ed engagement dei consumatori. Grazie, dottoressa Faraco. Buonasera, grazie a lei, grazie a Grafica Metelliana per questo invito e, che appunto mi dà l'occasione di descrivere quello che faccio, abbiamo fatto sia presso il Dipartimento di Scienze Chimiche della Federico II, dove appunto sono professore, quindi in particolare nell'ambito della chimica verde e della bioeconomia per quel che riguarda le attività di ricerca, sia poi un'attività di sensibilizzazione ambientale che realizzo con un'associazione no profit di sensibilizzazione ambientale e divulgazione scientifica che è CIACSI Scienza. Sappiamo che le materie plastiche sono. Non so se. Sappiamo che le materie plastiche, nelle loro diverse formulazioni, frutto di una enorme e importante crescita tecnologica, ci hanno consentito, ci hanno condotto a tutta una serie di applicazioni importantissime, molto sofisticate in alcuni casi, e per le quali sono di fatto insostituibili. Allo stesso tempo, però, questo progressivo, questo sistema di produzione nell'ambito della plastica, come in altri settori, molto basato appunto su processi di consumo ad alta utilizzo di energia e di materie prime fossili, stanno anche determinando un problema di emergenza ambientale che in particolare ha creato un problema di deficit ecologico che per l'Italia si è raggiunto con l'Overshoot Day il 13 maggio quest'anno e un problema legato agli effetti dei cambiamenti climatici che minano, stanno minando la vita degli ecosistemi naturali e la salute dell'uomo. In questo ambito la risposta dell'Unione Europea nel corso del 2020 ha condotto ad un importante, serio, consistente pacchetto di misure e di strategie nell'ambito del Green Deal, con il quale l'Unione Europea ha rimarcato la necessità di un'inversione di rotta e dell'adozione di una nuova strategia di crescita economica nella quale si ponga la salvaguardia dell'ambiente, la salvaguardia del clima come priorità della strategia di crescita economica, una strategia di crescita economica che deve essere ecologicamente sostenibile e deve essere basata su un modello sociale inclusivo. Tutto questo è stato coerentemente adottato anche per la ripresa post-pandemica, quindi con il piano Next Generation Europe, che ha visto non solo lo stanziamento di un impegno finanziario senza precedenti, ma appunto anche un nuovo orizzonte strategico in questi termini. Inoltre, nell'ambito del Green Deal, come alcune delle strategie che qui vediamo indicate, il nuovo piano d'azione per l'economia circolare e la nuova strategia industriale per l'Europa hanno rimarcato l'importanza dell'economia circolare come indispensabile per il raggiungimento dell'obiettivo di decarbonizzazione nel 2050. Quindi, un contesto dal punto di vista normativo e anche dal punto di vista finanziario favorevole ad un miglioramento delle condizioni di produzione in generale di un nuovo paradigma economico che vede appunto la sfida della circolarità e l'accelerazione quindi della transizione ecologica e della transizione all'economia circolare come prioritarie.
L'impegno finanziario, tra l'altro, risulta ulteriormente consistente perché accanto ai 750 miliardi del Next Generation Europe si prevedono altri 1.100 miliardi nel piano di programmazione pluriennale 2021-2027. L'economia circolare, come sappiamo, da tempo è già adottata nei sistemi, in alcuni sistemi produttivi, ma tuttavia è ancora, la nostra economia è ancora troppo lineare a livello globale. Quindi l'approccio del prendi, produci, usa e getta determina un impatto ambientale molto forte, di fronte al quale appunto bisogna accelerare questa transizione. In particolare si è valutato e si è calcolato che raddoppiando il tasso di circolarità rispetto a quello del 2019, che è circa dell'8,7%, si raggiungerebbe, quindi con un tasso del 17% di economia circolare a livello globale, si raggiungerebbe una riduzione delle emissioni di gas serra del 39% annui. Quindi la cosa importante è appunto che questa circolarità, come nuovo paradigma delle produzioni, dei modelli produttivi, è indispensabile per l'abbattimento delle emissioni di gas serra che dobbiamo raggiungere entro il 2050, previsto dal Green Deal. In Italia la situazione dell'economia circolare ci vede in una buona posizione rispetto alle altre principali, agli altri principali paesi europei. Siamo infatti al primo posto anche nel 2021, secondo il terzo rapporto sull'economia circolare in Italia della Circular Economy Network, e quindi abbiamo delle buone performance da diversi punti di vista. E importante anche citare che dal punto di vista anche del valore economico, l'economia circolare in Italia ha un importante contributo e anche dal punto di vista occupazionale. Ma è fondamentale che questa tendenza venga ulteriormente confermata, anzi accelerata nell'ottica di quello che è necessario per il raggiungimento delle zero emissioni nel 2050, del taglio del 50-55% delle emissioni nel 2030 rispetto al 2009. Questo, diciamo, l'Unione Europea all'interno del piano di azione per l'economia circolare individua alcune macro aree di intervento che riguardano alcuni degli ambiti e degli approcci che sono stati citati dai relatori precedenti, in particolare dalla professoressa Incarnato, che appunto riguardano riduzione dell'utilizzo delle risorse attraverso il design circolare, come abbiamo citato, l'aumento della durabilità, l'utilizzo di materie prime rigenerative, ovviamente quindi materie prime rinnovabili in sostituzione di quelle fossili, e il riutilizzo delle risorse attraverso il riciclo che appunto è stato citato prima. Fondamentale in quest'ambito e quindi per realizzare questa transizione è il redesign dei prodotti, quindi progettare sin dall'inizio un prodotto in modo che possa ricircolare, che quindi possa rispondere a queste condizioni di riciclo oppure di biodegradabilità o di compostabilità e quindi ridisegnare il prodotto, visto che nella fase di progettazione l'incidenza che questa ha poi sull'impatto ambientale può essere fino a quella dell'80%. E in questo redesign, ovviamente, vanno intesi tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto, ma è importante anche considerare il redesign del processo nell'ottica che abbiamo citato della circolarità, ma anche in un'ottica di sostenibilità per la quale l'uso delle biotecnologie, l'adozione delle biotecnologie può fornire uno strumento importante, essendo queste caratterizzate da un basso consumo di energia, dalla appunto possibilità di utilizzare materie prime rinnovabili e, cosa molto importante, ridurre o eliminare gli scarti e anche minimizzare l'uso di solventi.
L'esempio che vi riporto di esperienza fatta nell'ambito della ricerca riguarda alcuni biopolimeri, quindi nell'ambito delle possibili soluzioni ovviamente ci sono i biopolimeri che possono essere di vario tipo, possono essere bio-based o parzialmente bio-based, possono essere anche a base, diciamo, possono essere compostabili e biodegradabili come è stato descritto prima. Questo è stato oggetto di un'esperienza di ricerca industriale rappresentata dal progetto di ricerca industriale Biopolis, dove in un team, un partenariato di 10 tra tre università e enti di ricerca, tra cui appunto la Federico II, l'Università della Campania Luigi Vanvitelli e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, 7 aziende. Abbiamo sviluppato una filiera per la produzione di biochemicals utilizzando processi biotecnologici a partire da biomasse rinnovabili. Biomasse rinnovabili localmente prodotte nella regione Campania che non ponessero un problema di competizione con l'uso alimentare. In questa filiera noi ci siamo soffermati su tutte le fasi, sia della parte di preparazione della biomassa, sia della sua trasformazione attraverso processi di pretrattamento di idrolisi enzimatica per la conversione della lignocellulosa in zuccheri fermentabili, sia poi della fermentazione, la separazione del prodotto, che è in particolare l'acido succinico, che è stato utilizzato come monomero per la produzione di biopolimeri, in particolare il polibutilene succinato, utilizzato poi nei processi di trasformazione per ottenere diversi tipi di materiali che sono stati testati. La filiera si è caratterizzata inoltre dalla valorizzazione di tutti i sottoprodotti che si sono formati durante il processo, dall'ottimizzazione della logistica, che ovviamente è sempre importante ai fini della sostenibilità e dell'abbattimento delle emissioni dei gas serra, e con questi aspetti si è puntato all'ottimizzazione del bilancio economico, essendo il limite delle trasformazioni con enzimi, in particolare rappresentato spesso da quello dell'alto costo. E quindi l'obiettivo della competitività, del miglioramento della competitività della filiera è stato raggiunto in questi termini, quindi recuperando tutti i prodotti secondari. La realizzazione di una filiera di questo tipo ha visto il coinvolgimento di una serie di competenze, quindi di un ecosistema di competenze multidisciplinari, quindi una bioraffineria localmente sviluppata su scala pilota, coinvolgendo una filiera, un ecosistema di competenze diverse, essendo il problema affrontato molto complesso. Per quanto riguarda la trasformazione poi dell'acido succinico, appunto il nostro monomero, sono stati prodotti, come dicevo, biopolimeri, principalmente PBS, che è stato trasformato per la realizzazione di film per nastri adesivi, stampati per automotive, schiume poliuretaniche e poi appunto dal recupero dei sottoprodotti sono stati ottenuti biostimolanti che sono stati reimmessi nelle aree agricole utilizzate in partenza nella filiera per chiudere quindi in questo modo il cerchio. In particolare del coordinamento, io mi sono occupato del privilegio di occuparmi del coordinamento del progetto, mentre del coordinamento di questa parte di attività si è occupato il collega Salvatore Iannace del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che è quindi il nostro esperto di biomateriali. Ora mi soffermo su quello che invece è stato la parte dei processi di trasformazione sviluppati nel progetto Biopolis con sistemi biotecnologici, ma anche all'interno di altri progetti, laddove appunto
le biotecnologie e quindi sistemi naturali che si possono isolare da habitat diversi, quindi collezioni di microrganismi di vari partner, piuttosto che sistemi ambientali nelle quali si sviluppano delle condizioni operative, culturali di tipo specifico, forniscono le condizioni per la selezione naturale di microrganismi che poi hanno delle attività metaboliche e quindi di interesse poi per le applicazioni industriali di tipo biotecnologico importanti. Questo è l'approccio con il quale noi sviluppiamo tutta una serie di biocatalizzatori basati su microrganismi, prelevandoli appunto da habitat diversi che sono specificamente selezionati per quel tipo di applicazione. Nella filiera Biopolis, cumuli di biomasse che erano stati lasciati a tesorare per lungo tempo e dalla cui analisi poi screening con sistemi opportuni e substrati differenziali sono stati isolati microrganismi per un totale di circa un migliaio di diversi microrganismi con diversificate caratteristiche. Quindi in questo modo, analogamente partendo da altri habitat naturali, abbiamo arricchito ulteriormente la collezione di microrganismi per diverse tipologie di processi di trasformazione, anche a partire da scarti, quindi sempre nell'ottica dell'utilizzo di materie prime rinnovabili e della circolarità dei processi. Ovviamente in collaborazione con una serie di altri partner, come il Dipartimento di Agraria, l'unità di microbiologia della Federico II e università e centri di ricerca stranieri. Oltre ai microrganismi ovviamente importanti sia per la parte di trasformazione degli scarti, come ho citato, ma anche per la parte di produzione dell'acido succinico che appunto realizziamo per fermentazione dagli zuccheri, l'altra parte importante, l'altra componente importante della nostra filiera è rappresentata invece dall'altra tipologia di biocatalizzatori, cioè gli enzimi, biomolecole che hanno un'attività catalitica importante, soprattutto perché appunto non presentano gli svantaggi in alcuni casi di richiesta di alta energia o condizioni di temperatura o di uso di solventi che possono essere più problematici dal punto di vista ambientale rispetto a altri tipi di catalizzatori. E hanno anche l'aspetto dell'alta specificità che ci riduce la produzione di sottoprodotti. Nell'ambito quindi della filiera, della trasformazione delle biomasse o degli scarti, una delle componenti è proprio nella idrolisi enzimatica, che è il primo step di quelli che ho descritto, prevede l'applicazione di enzimi in grado di idrolizzare diverse componenti della biomassa. Quello che noi facciamo è sviluppare enzimi migliorati per le applicazioni industriali, questo sia nel caso del che ho citato dell'idrolisi, sia per altri tipi di trasformazione, quindi che possono essere produzione di altre molecole ad alto valore aggiunto, sempre nell'ottica del miglioramento della competitività di tutta la filiera. E la strategia che noi poi applichiamo, oltre a quella di appunto individuare nuove tipologie di enzimi a partire dai microrganismi isolati da diversi habitat, è anche quella di modificare gli enzimi per migliorarne le prestazioni catalitiche utilizzando un sistema automatizzato di screening e di manipolazione dei campioni. Quindi prepariamo delle collezioni contenenti diverse migliaia di mutanti dell'enzima ottenute casualmente con processi di PCR e da lì poi con opportuni sistemi di screening andiamo a selezionare il catalizzatore di nostro interesse, che quindi abbia una proprietà migliorata per l'applicazione. Abbiamo parlato prima dell'alto costo e quindi in questo caso ci serve un enzima più efficiente per abbattere i costi. Per completare la panoramica delle attività che svolgiamo, dunque questa era una carrellata delle attività svolte per lo sviluppo di una bioraffineria che fosse localmente sostenibile per l'ottenimento e la produzione di biopolimeri,
con un approccio appunto di filiera per l'ottimizzazione della sostenibilità e della circolarità del processo, il completamento, diciamo, la diversificazione delle mie attività comprende anche la parte di sensibilizzazione ambientale, quindi di comunicazione ai consumatori, ma in realtà diciamo comunicazione in senso lato, quindi i primi ovviamente interlocutori sono, come diceva la relatrice prima, gli studenti all'interno della nostra università, e quindi questo duplice ruolo di sensibilizzarli dal punto di vista ambientale con una comunicazione che però abbia delle basi scientifiche, quindi una ricerca che possa essere messa al servizio dell'azienda, dell'industria, ovviamente per i processi di innovazione necessari di cui ho riportato l'esempio prima, ma allo stesso tempo poi una maggiore sensibilità e responsabilità dal punto di vista delle corrette azioni e scelte anche da parte dei consumatori, avendo appunto come primo target gli studenti, ma non solo, perché appunto con Ciaxi Scienza svolgiamo una serie di attività di iniziative di sensibilizzazione ambientale. E per completare, ovviamente, l'aspetto della riqualificazione dei profili, essendo indispensabile la formazione delle competenze necessarie per questa sfida della circolarità che dobbiamo realizzare, quindi abbiamo dei corsi professionalizzanti di esperto ambientale in diversi settori. Grazie dell'attenzione.